Ricettina salvacena in 2 minuti, economica, buona, fragrante, a bestia. Ah, pasticcio di finocchi e carote in 2 minuti. Smonta le foglie grosse, fino al cuore, vanno lavate bene. I gambi non si buttano, si pelano. Taglia sottile, molto sottile. Per 2 persone servono 2 finocchi medi, 2 carote, 2 uova, 2 cucchiai di farina, sale e pepe quanto basta. Se hai problemi di glutine oppure sei vegano, invece delle uova e della farina, usi 3 cucchiai di farina di ceci sciolti in un bicchiere di acqua. Padella, antiaderente. Pezzettino di burro, i finocchi. Lasciali cuocere 6-7 minuti girando spesso. Un coperchio aiuta. Mischiare spesso. I finocchi sono appassiti. Sale. Un pipi. Ancora 4 minuti. I tempi di cottura possono variare a secondo da quanto avete tagliato grossi i finocchi. Abbassa il fuoco, mettici mezzo bicchiere d'acqua e il coperchio. 2 uova. 2 cucchiai di farina, quella che c'è. Se vedi dei grumi, vuol dire che devi mettere ancora un cucchiaio di farina. Mezzo bicchiere di latte. Dovete ottenere questa roba qua. Togli dal fornello, girettino di extravergine supplementare. Mischiatina, appena smette di fare rumore, ci mettete la pastellina magica e lo muovete appena appena un po', siate veloci. Torna sul fornello, coperchio, fornello al minimo 3 minuti. Minuto più, minuto meno, fuoco basso, coperchio, così cuoce sotto, piano, cuoce sopra, piano. Poi gli date un'occhiatina con la spatolina sotto. Gabriele, hai detto che durava 2 minuti. 2 minuti, 3, 4, è la durata del video. La frittata, gli vogliamo dare 10-15 minuti, povera bestia. Gabriele, posso farla nel forno? Sì, 180 gradi, 20 minuti in una teglia imburrata. Ovviamente non devi girarla. Controllate che non stia bruciando vicino i bordi. Vedete che bella? Già si stacca, però al centro, vedete com'è molle? È ancora presto per girarla. Quindi fuoco basso, coperchio sempre, aspettiamo ancora 1-2 minuti. Dopo altri 2 minuti, la superficie si è quasi rassodata, si può girare. Per girarla, siccome è molto morbida, metto un po' di olio sul coperchio. Ho già controllato che non sia attaccata sotto, ho staccato bene i bordi, guanto, questo non è neanche il suo coperchio, vabbè, movimento rapido, oh, eccola qua. Un pochino si è attaccato, guardate, ma non importa. Vai, vai bella, vai, guardate, meno male che gli avevo messo anche l'olio. 2 minuti in più di rosolatura ci stavano. Comunque è molto morbida, ci abbiamo guadagnato in gusto. Chi mi segue sa che io faccio sempre vedere anche piccoli errori, piccoli problemi, perché così se vi succede a casa sapete come venirne fuori. Troppo facile fare le cose sempre tutte perfettine, perfettine, eh? Sentite il rumore? Vuol dire che sotto sta facendo la crosticina, ci siamo quasi. Vediamo se riusciamo a scassarla. Olè, andrebbe tagliata fredda o tiepida almeno, ma io ho fame e quindi me la taglio adesso. Buona veramente, porca bestia. Le cose semplici, alla fine sono 2 ingredienti molto poveri, molto semplici, economici e la tua cena la fai. Salvata la cena, ragazzi. Ricettina salvacena in 2 minuti, economica, buona, fragrante, a bestia. Ah!